Buongiorno a tutti, sono Francesca Zecchinato, sono pranoterapeuta e insegnante di discipline bionaturali. Oggi parleremo del settimo chakra, il cui nome è Sahasrara. È un chakra molto particolare perché è il chakra del piano divino, ci collega allo spirito. È situato sulla sommità del capo e il suo compito è proprio quello di collegarci con l'alto, con il cielo, con tutto quello che sta sopra la nostra testa. Il settimo chakra è considerato un centro energetico importantissimo per l'evoluzione umana. La sua completa apertura è riservata a pochi, ossia solo a coloro che sono giunti ad un livello alto di espansione di coscienza. C'è anche da dire che alcuni bambini nascono già con il settimo chakra molto sviluppato e sono quei bambini considerati i maestri ascesi. Questo chakra viene rappresentato con una corona di luce che poi noi ritroviamo ovviamente anche sotto forma di aureola nei dipinti antichi. Sahasrara è un fiore di loto dai 1000 petali, intesi come il numero della perfezione. Oltre ai 1000 petali non si può andare, il traguardo è stato raggiunto. 1000 indica anche un movimento vibratorio velocissimo, ma in realtà se noi andiamo a contare esattamente i petali nelle raffigurazioni di Sahasrara non ne troveremo 1000, ma potrebbero essere 960, 999, perché questo chakra ci viene anche a dire che è vero che hai raggiunto la perfezione, ma è anche vero che la perfezione non esiste. Per cui, anche se hai raggiunto il massimo dell'illuminazione che potevi raggiungere sul pianeta Terra, in realtà c'è ancora del lavoro da fare. Attraverso Sahasrara si incontra il tutto, si incontra il divino, Dio, l'universo intero, i mondi manifesti e non manifesti. Quando si è, diciamo, in collegamento con questo chakra, qualsiasi problema umano viene trasceso e si comprende che non esiste vittima, non esiste carnefice. Tutto fa parte di un vastissimo disegno divino volto alla nostra evoluzione. Non esiste il bene e il male, il giusto e il sbagliato. Tutto diventa uno e considerato perfetto così com'è. Quando si è in apertura di questo centro energetico, non si hanno più attaccamenti verso i beni materiali, pur riconoscendone la loro utilità, ma scompare la morbosità che abbiamo generalmente verso ciò che è materiale. Anche attraverso Sahasrara si sperimenta il vuoto. Per la fisica il vuoto è assenza di materia in un volume di spazio. Per le tradizioni orientali invece il vuoto è sinonimo di infinita ricchezza, di possibilità di massima apertura e di libertà. L'idea del vuoto è stata formulata inizialmente dal buddismo in India, poi si è sviluppata col taoismo in Cina ed infine in Giappone attraverso le varie arti delle scuole Zen. Il vuoto quindi inteso come pienezza, non come negazione del pieno, ma come un qualcosa di esistente e reale. Il pensiero taoista ci suggerisce che solamente creando il vuoto nella nostra vita si crea la possibilità che qualcosa di nuovo arrivi e si manifesti. Ebbene, Sahasrara ci invita a lasciare le cose del mondo per seguire lo spirito. Esattamente come fece al tempo San Francesco d'Assisi. Quindi, quando si è alle porte di Sahasrara, l'invito è quello di dedicarsi all'aspetto spirituale della vita, di approfondire la saggezza e di donarla agli altri. Bene, il nostro percorso è terminato, quindi queste
piccoli incontri dedicati ai chakra, spero siano stati utili per diventare un po' più consapevoli rispetto a tutto quello che è il nostro corpo energetico. E vi auguro un buon viaggio nell'universo dei chakra. The top of 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 the top of